Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo dalla Via Crucis per leggervi una lettera del 1917. 1917 Padre Pio si trovava qui a San Giovanni Rotondo e Padre Pio scrive ad una sua figlia spirituale, Assunta di Tommaso. Ad Assunta lui scrive: riguardo all'esercizio interno di cui mi scrivi, credimi, altro non è che una vera insensibilità. Infatti Padre Pio parla di una insensibilità spirituale, la quale ti priva del godimento non solo delle consolazioni ed ispirazioni, ma ancora della fede, della speranza e della carità. E sebbene sei adorna di queste virtù, pure non ne sperimenti veruna consolazione. E se sei come un fanciullo il quale ha un tutore che lo priva dell'amministrazione dei suoi beni, di modo che sebbene egli sia il vero padrone, nulla amministra e gli sembra non possedere altro che la propria vita. Come dice San Paolo, essendo padrone del tutto, egli non è in ciò dissimile dal servo, giacché mia cara figliuola, Dio non vuole che tu senti sensibilmente il sentimento della fede, speranza e carità, né che tu ne godi se non quanto basta per servirsene nelle occasioni. Ahimè, quanto siamo felici di essere noi tenuti strettamente dal nostro celeste tutore, scrive Padre Pio. Non dobbiamo fare altro che ciò che facciamo, cioè di amare la divina provvidenza ed abbandonarci nelle sue braccia e nel suo seno. Figliuola, imprimitelo bene nella mente. Essere cioè questo un gran punto della santa religione, quello di contentarsi solo degli attimi semplici ed insensibili, esercitati per mezzo della volontà superiore, come sarebbe supremo grado di astinenza il non mangiare mai, se non che con disgusto e contro la volontà.